C'era anche la deputazione regionale gelese oggi alla manifestazione che si è svolta a Gela. I deputati Giuseppe Arancio, Partito Democratico, e Giuseppe Federico, Forza Italia, chiedono interventi immediati al governo nazionale e in gioco, hanno detto, il futuro di Gela. Siamo bardati al lutto perché qui a Gela è morto il lavoro. Abbiamo la necessità attraverso questa marcia, di sollecitare il Presidente del Consiglio, così come è venuto a dirci che chiudeva la raffineria a petrolio per darci quella green. Noi siamo qui perché la vogliamo immediatamente, è passato troppo tempo, bisogna correre. Cosa si può fare per fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza occupazionale e sociale per il territorio? Guarda, Palermo può soltanto intervenire con gli ammortizzatori sociali, ma gli ammortizzatori sociali sono importanti in questo momento di grave crisi occupazionale. Ma la cosa importante, Palermo deve pressare l'ENI e il Presidente del Consiglio Renzi affinché riparta la raffineria. E non può o con la Green Raffineria oppure ripartire con la linea 1. Non ho capito per quale motivo tutte le raffinerie d'Italia sono rimaste aperte, hanno chiuso solo quella di Gela, dove c'è la produzione di petrolio. Per cui ci hanno preso in giro 14 mesi, adesso deve immediatamente ripartire la raffineria. Bisogna riaprirla, gli ammortizzatori sociali sono nella fase di transizione, ma per breve tempo deve riaprire la raffineria. Questa è la grande battaglia. Il sindaco di Butera, Luigi Casisi. Il problema non riguarda soltanto Gela, ma riguarda un intero territorio. Risentiamo la mancanza del lavoro che sta spopolando l'intero comprensorio. Il riparto fatto a suo tempo e gli accordi fatti a suo tempo fino ad oggi non sono stati rispettati. Rivendichiamo il fatto della riconversione, anche perché dobbiamo mantenere l'occupazione. E questo è il messaggio. Oggi il messaggio più importante per noi siciliani è quello di garantire l'occupazione. L'occupazione è qualcosa che dà vita alle proprie famiglie e le famiglie, quando viene a mancare giustamente lo stipendio, scappano, e per non far scappare, spopolare l'intero comprensorio, oggi siamo qui a rivendicare il nostro diritto, il diritto del lavoro.